Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Ne approfitto per farvi gli auguri di buon anno. È un video che registro proprio a livello straordinario, su richiesta, perché mi è arrivata una richiesta di un follower affezionato che mi ha lanciato un assist molto interessante, che è il tema del video di oggi, la pillola del coach formato video. Entriamo in un campo che non è prettamente una tematica, comunque non siamo nell'area che normalmente tratto. Allora, oggi sono dotato di telefono e zibaldone, dove mi sono preso vari appunti su vari punti salienti che andremo a vedere. Allora, questo è un video su richiesta da un assist lanciato dall'amico Davide, che saluto. Davide, questo video che chiude l'anno è per te. Davide mi chiede il mio punto di vista, attenzione, rullo di tamburi, sul tema ultramaratone e 100 km. E nello specifico, Davide mi chiede: hai mai pensato di fare un video o un podcast su una gara popolarissima, il passatore? No, Davide, come ti ho scritto ieri, non l'ho mai fatto, ma lo sto facendo adesso. Quindi magari sulle basi della preparazione e quale strategia di gara effettuare. Magari rivolgendosi ai tanti che vogliono solo finire la gara e senza distruggersi, ci mancherebbe ancora, oppure ai tantissimi che provano a stare sotto le 10 ore, ma molti falliscono nell'obiettivo. Allora, entriamo nel succo del discorso, zibaldone alla mano. Come ho detto ieri, come ho scritto, anzi ho registrato un vocale all'amico Davide, qual è la mia opinione sulle ultramaratone, distanze dei 50 km in su? Io non le vedo bene questo tipo di distanza affrontate in solo corsa, e sono alquanto in linea con un articolo di Albanesi, Roberto Albanesi, che vi consiglio di andare a cercare su Google. Quanto afferma Albanesi in riferimento al punto di vista salutistico in rapporto a questa distanza, mi trova assolutamente in linea, 100% concorde con Albanesi, perché bisogna fare delle considerazioni molto molto oculate quando si decide di andarsi a sottoporre a un regime di allenamento e poi a gare di questo tenore e di questa importanza. Ed ecco un punto che mi sono segnato: non sono molto favorevole a questo tipo di gare e di distanze di fondo nel running, perché a livello fisiologico, cosa che è un aspetto che molti non considerano, si esula dall'aspetto salutistico, nel senso, secondo me sarebbe molto più saggio allenarsi per correre bene e quindi fare un tempo, un personale sulla maratona, che è una distanza già assolutamente soddisfacente per ogni obiettivo agonistico personale. Nelle ultradistanze cosa viene a verificarsi? Vengono a verificarsi, vi parlo molto molto in termini molto molto semplici, abbiamo a livello prettamente cellulare, quindi
fibre muscolari, uno sfacelo a livello di proprio di fibre. I muscoli, ci sono degli studi, adesso io vi lancio delle pillole, poi chi sarà interessato andate a fare gli approfondimenti Google e gli studi scientifici ci sono su PubMed, sul sito di PubMed. E dicevo, le fibre muscolari vengono letteralmente distrutte e scomposte, come se il muscolo si disintegrasse dopo una prova di ultramaratona e similari. E appunto le fibre vengono letteralmente distrutte. Se voi andate a vedere una grafica del muscolo fotografato al microscopio, non c'è più la striatura tipica della muscolatura, ma c'è un qualche cosa di nebuloso, distrutto, non si capisce bene cos'è successo al muscolo, quindi le fibre muscolari vengono veramente disintegrate. Poi cosa succede? Subentrano degli svantaggi a livello metabolico, a livello ormonale, tendineo, di densità ossea, vengono ad alterarsi pericolosamente alcune funzionalità dei reni. Quindi io vi sto dicendo delle cose che spesso sull'onda dell'entusiasmo non vengono trattate, non se ne parla abbastanza. Molti viaggiano a livello emozionale, sì, andiamo, prepariamo, prossimo anno faccio la 100 km, comincio, ci do dentro. Sono distanze che richiedono e necessitano da parte sia dell'atleta che eventualmente dei coach che lo seguono, barra li seguono, un controllo minuzioso su più aspetti. Se voi dedicate una settimana, qua bisogna fare attenzione a come andare a strutturare le settimane, perché il livello di chilometri richiesto si alza notevolmente, i minutaggi in corsa si alzano notevolmente, quindi bisogna andare ad attuare delle misure di equilibrio a questo alto impatto. E adesso vi darò un esempio di come imposterei io una settimana tipo di lavoro e vi faccio vedere la cosa da un punto di vista realistico su qual è la domanda e le domande che dovete farvi prima di anche solo provare ad approcciare il pensiero di andarvi a mettere su un'impresa simile. Adesso vedremo un attimino qual è la preparazione settimanale dal mio punto di vista ottimale. Ho dei punti nello zibaldone, ma sto un po' saltando a sensazione. Allora, se vi ricordate, ci sono state persone che mi hanno chiesto, utenti che mi hanno chiesto, mi chiedono: mi piacerebbe preparare una maratona il prossimo anno o dal mese XY? Subito, per essere diretto e terra terra, la mia domanda è questa: sei disposto in una settimana a sottoporti nelle le tre sessioni chiave più importanti nella preparazione della maratona? Come avevo già avuto modo di spiegarvi, sono tre. Essenzialmente il primo giorno, che rappresenta il lungo domenicale, come minutaggio va all'incirca, oscilla tra le 2 ore 30 e le 2 ore 40, quindi questa è la prima sessione chiave. Poi più altre due sessioni infrasettimanali da almeno 90 minuti. Questo sono le tre sessioni chiave che vanno a fare
leva e stimolare il sistema energetico di riferimento, cioè il sistema energetico degli acidi grassi. Si lavora sulla potenza lipidica. Voi dovete, per ottenere le performance desiderate dalla maratona in su, dovete diventare abili a correre ad alti regimi aerobici, sempre aerobici, sostenendovi appunto sulle scorte lipidiche, sulla potenza lipidica. Deve essere una corsa molto economica, ma svelta e regolare per il volume di percorrenza. Quindi dovete essere estremamente realisti con voi stessi e chiedervi: posso sostenere queste, ho il tempo materiale per sostenere queste, almeno queste tre sessioni chiave? Se sì, si può verosimilmente partire per una programmazione. Se si comincia a storcere il naso, ma domenica e poi infrasettimanale, devo allenarmi tardi alla sera, non aspettatevi poi dei miracoli nel giorno della gara, perché anche per un amatore mediamente evoluto, già solo per la maratona, il carico chilometrico settimanale va dai 90 km ai 110 km se volete finire la maratona bene. Qua non ci sono storie, cioè non ci si inventa niente. I principi fisiologici sono questi, cioè capire quali sono i sistemi energetici da stimolare e focalizzarsi su quelli. Ora, detto questo, in merito alla maratona, nell'ultramaratona, nelle ultradistanze, dovete capire che questi concetti sono portati all'ennesima potenza. Quindi, come imposterei io una settimana di allenamento tipica, un layout tipico di una settimana? Allora, se per la maratona la sessione chiave domenicale, non parlo di chilometri, parlo di minutaggio, e si aggira sulle 2 ore 40, la domenica di un'ultramaratoneta sarà all'incirca minimo 3 ore sulle gambe, minimo e più. Quindi convenzionalmente diciamo il primo giorno 3 ore e mezza di corsa. Poi le altre due sessioni infrasettimanali chiave dovranno essere due corse almeno da 1 ora e 45 di nuovo alle 2 ore. Questo per rendervi, farvi un'ottica chiara, di mettervi proprio sulla linea di idee di come si va a lavorare. Quindi queste tre sessioni chiave sono le tre sessioni infrasettimanali che vanno a stimolare il sistema energetico degli acidi grassi. Poi un ultramaratoneta, per quanto riguarda la qualità, quindi il sistema anaerobico, stimoli qualitativi, su cosa si dovrà concentrare? Logicamente lo stimolo sul sistema anaerobico lattacido è relativamente importante per un ultramaratoneta. Quindi, che lavori andiamo a fare? Allora, io come qualità metterei degli intervalli lunghi, quindi che siano essi prove ripetute strutturate in un certo modo, fartlek strutturate in un certo modo. Logicamente gli intervalli per un ultramaratoneta saranno, ad esempio, fartlek con intervalli da 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti. Non è raro che in un programma per un ultramaratoneta personalmente potrei mettere sessioni come, sempre stando in fartlek, 4x15 minuti a ritmo gara di riferimento, con un recupero attivo che potrebbe essere un jogging blando da 5 minuti tra intervalli, oppure le
vi rendo l'idea, sono comunque intervalli lunghi. Se parliamo di ripetute, sono distanze, se parliamo di ripetute metriche, dai 500 metri in su. Queste distanze servono appunto per mettere un po' di reattività sulle gambe, non perdere, diciamo, quel minimo di tenuta sulla velocità, ma sono relativamente importanti nell'economia della settimana. E un'altra cosa molto molto importante, come strategia per scongiurare il sovraccarico e l'overtraining, io contemplerei personalmente di inserire, e me lo sono appuntato, molti minuti aerobici supplementari a basso impatto articolare. Ad esempio, l'introduzione del multisport, una macchina, infatti ieri Davide l'ha menzionata e torno a menzionarla, una macchina come il remo ergometro, a corredo ad esempio dei due giorni di qualità nell'allenamento di un'ultramaratoneta. Mettiamo il caso il martedì, quando si sono fatti magari 5 per 2 chilometri in un primo allenamento. Nel secondo allenamento, sempre per andare a richiamare la potenza lipidica, si fanno 60 minuti facili di remo ergometro aerobica supplementare. Il giovedì, che è l'altro giorno di qualità, io introdurrei, che sono molto propedeutici per l'ultramaratoneta, dei progressivi minimo da 5 km fino ai 15 km, quindi progressivi o anche medi variati. Mettiamo che il giovedì io vi abbia prescritto, non so, una prova di 5 km a ritmo fisso per vivacizzare un attimino il ritmo e non stare sempre incatramati sul fondo, che vi rallenta, ve lo dico, se non andate ad affiancare lavori sulla velocità di gambe, quindi richiami proprio del footwork, reattività di gambe, il turnover di gambe, perderete brillantezza e velocità. Quindi anche i lavori, qualche richiamo sulla velocità, anche se fossero dei semplici allunghi, vanno fatti. E poi la ricetta prevederebbe diverse prove sul ritmo, prove a tempo sul ritmo fisso, progressivi o medi variati. Per un'ultramaratoneta velocizzare significherebbe già utilizzare distanze dai 5 ai 15 km. Mettiamo il caso di un'ultramaratoneta che volesse correre la sua prova, la sua gara ad un passo di, facciamo 4,50, 5 al chilometro fissi. Per velocizzare farei fare delle distanze, delle prove dai 5 ai 15 km, diciamo convenzionalmente ad un passo sui 4,30, 4,35, è più che sufficiente per andare a mettere brillantezza. Gara specifica, gare di avvicinamento eventualmente, una mezza fatta come sempre nell'ottica di mettere un po' di qualità, una mezza fatta come gara di avvicinamento brillante, lo trovo un lavoro qualitativo propedeutico per un ultra maratoneta. E poi mettere molti molti minuti aerobici di
completamento, supplemento e consolidamento del motore aerobico, ma soprattutto come stimolo aggiuntivo sul sistema degli acidi grassi. Questo è un esempio generale di come imposterei io personalmente il lavoro. Attenzione, e con questo concludo perché il video si sta facendo lunghino e siamo già sui 20 minuti e 30 secondi, direi che stiamo chiudendo l'anno con il botto. Ci va un controllo certosino sia sulla distribuzione dello sforzo, quindi un ottimo equilibrio dei carichi. In questo caso si parla di volume chilometrico settimanale, deve essere equilibrato da protocolli di scarico articolare, quindi fate vostre attività e discipline di cross training a basso impatto articolare. Vi ricordo che le ultramaratone significa battere per chilometri sulla strada, quindi sovraccarico su piedi, articolazioni, ginocchia, che vi lasceranno degli strascichi, quindi controllo sia dei carichi che un minuzioso controllo sulle strategie alimentari. Non è raro trovare molti ultramaratoneti in una situazione di catabolismo muscolare, ovvero l'organismo che mangia la massa magra, quindi l'apparenza fisica diventa quella molto smunta, molto proprio eccessivamente, un'apparenza eccessivamente smagrita. Attenzione, soprattutto focalizzatevi sul reintegro proteico. Dicevo, non è raro trovare atleti di ultramaratona molto interessati al discorso reintegrazione, creatina, aminoacidi ramificati. Quindi considerate che il vostro regime di allenamento prevede trilioni di calorie bruciate e dovete essere molto oculati, soprattutto nel reintegro e soprattutto nell'acquisire nutrienti atti a rigenerare le fibre muscolari. Quindi un occhio di riguardo a proteine, reintegro proteico e tutto quello che ci gira attorno. Un'ultima cosa, supportate il vostro regime di allenamento con almeno due richiami settimanali sulla forza resistente e il tono muscolare, visto che avete deciso di sottoporvi ad un regime di allenamento molto molto estenuante a livello fisico, organico, tendineo, metabolico e ormonale. E vi ho lanciato degli assist, prendete i punti che ho trattato ed eventualmente andate a fare ricerche su Google quando volete. Soprattutto vi invito ad andarvi a cercare l'approfondimento, lo trovate facilmente su Google, di Roberto Albanesi e il suo punto di vista sulle ultramaratone. Concludo, ribadisco il mio punto di vista. Il discorso ultramaratona esula un pochettino dal mio campo. Consiglierei ad un atleta, podisti a qualsiasi livello, di accingersi ad approcciare un'ultramaratona. No,
non lo consiglierei, ma con questo non voglio mozzarvi l'entusiasmo. Non lo consiglierei per ragioni funzionali, perché chi studia fisiologia dello sport sa quanto le attività ad alto impatto articolare, in questo caso la corsa di estrema endurance, le ultramaratone, vadano ad incidere negativamente sull'organismo. Quindi esuliamo dal punto di vista prettamente salutistico. Ma ripeto e concludo, quelle proposte sono mie considerazioni personali e punti di vista personali, e in quanto tali logicamente opinabili. Bene ragazzi, detto questo vi saluto. Questo è un tema molto molto interessante da sviluppare, e ringrazio Davide, perché da questa pillola ci si può poi espandere in tanti altri discorsi, come proprio la pianificazione dell'allenamento, capire quali sono le sessioni chiave su cui focalizzarsi e non andare a perdere tempo in altre cose, tra virgolette, inutili, capire quello che si va a fare, comprendere i rischi salutistici a cui si va incontro e poi decidere del proprio destino. Sapere le cose, la conoscenza è molto importante in questi casi per fare le dovute valutazioni prima di lanciarsi sull'onda dell'entusiasmo. Detto questo, vi saluto e vi faccio ancora gli auguri di buon anno. Come sempre, se avete domande, contattatemi ai link che trovate in descrizione. Commentate qua sotto. Detto questo, vi saluto, un abbraccio a tutti e come sempre a Bombazza!